Buon pomeriggio, la terra trema, continua a tremare nel Golfo di Napoli. A Ischia vi diamo nuovi aggiornamenti sull'ondata sul sisma che c'è stato nelle scorse ore, sul terremoto. Fra poco vedo già collegato a Gianluca Matucci da Casamicciola, da Piazza Maio, dove si concentrano tutti i soccorsi, però voglio partire con una buona notizia, così come abbiamo fatto prima, perché possiamo dirvi con assoluta certezza, e vi mostreremo anche le immagini fra pochissimo, che i tre fratellini sotto le macerie per oltre 13 ore sono tutti e tre salvi, quindi Ciro, Pasqualino e Mattias sono stati estratti vivi dalle macerie grazie al lavoro dei vigili del fuoco, della protezione civile, di tutte le forze dell'ordine. Stanno bene, naturalmente in queste ore sono sottoposti alle cure del caso, ma sono vivi, stanno bene, così come stanno bene i loro genitori. E allora, su questa bella notizia, andiamo in diretta a Casamicciola, a Piazza Maio, perché c'è Gianluca Matucci collegato con noi, lo vedo in postazione con degli ospiti, rappresentanti della Protezione Civile della Campania, che saluto e ringrazio per il lavoro immenso che stanno facendo e hanno fatto in queste ore. Poi con Gianluca vedo anche Gennaro Savio, che è una memoria storica dell'isola di Ischia, un collega, ne racconta le vicende con attenzione e puntualità tutti i giorni. Gianluca, allora, com'è la situazione in questo momento? Dobbiamo dire anche, per amore della verità, che ci sono dei feriti, uno di questi è grave, e purtroppo dobbiamo registrare due vittime, due donne. Certo, come dicevi tu, un saluto intanto a te che sei in studio, ai telespettatori che ci seguono da casa in diretta sul digitale terrestre su più N. Dicevamo, da Casamicciola, da questa piazza, Piazza Maio, dove c'è un po' un punto di prima raccolta, dove ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell'ordine, ci si organizza. L'unità di crisi è stata istituita invece nel comune, presso l'ufficio tecnico del comune di Casamicciola. Dicevamo, la situazione ora è quella che dicevamo, di un triste bilancio, quello di due morti, due donne, 40 feriti, ma la buona notizia è quella di questa mattina, come anticipavi tu, i due fratellini, oltre al piccolo di 7 mesi, sono stati estratti vivi dalle macerie, sono salvi, sono stati soccorsi. Dicevi tu giustamente, con noi ci sono dei responsabili della protezione civile, come una memoria storica dell'isola di Ischia, il collega Gennaro Savio. Io lo ringrazio e gli passo subito la parola. Gennaro, intanto è stata una notte veramente, veramente di paura e poi di agitazione. Una notte di grande paura, soprattutto di grande preoccupazione, però va detto che i cittadini di Casamicciola, anche quelli che sono stati direttamente colpiti da questo forte terremoto, hanno risposto con un grande senso di responsabilità, mantenendo la calma e aiutando i soccorsi. Soccorsi che già dal primo momento, possiamo dire, da quello che ho visto e da quello che leggo, sono stati impeccabili. Allora, soccorsi impeccabili, torneremo con il collega Gennaro Savio, ma io volevo chiedere anche ai responsabili, ai membri della Protezione Civile, lei è stato, dottor Buono, anche impegnato nell'emergenza terremoto in centro Italia nel 2016, mi diceva, ha avuto altre esperienze. Questa, lei che è di Ischia, come la considera, come l'ha vissuta? Veramente l'ho vissuta con molta ansia e molta paura e preoccupazione, perché il sisma si è sentito su tutta l'isola, però i danni si sono verificati solo in questi due comuni, tra Casamicciola e Laccameno. La cosa che mi ha colpito è la compostezza dei cittadini e praticamente la sofferenza in silenzio, con molta dignità, senza imprecare e con molta tranquillità. È vero che i danni ci sono stati, la cosa che conforta è che i danni alle persone sono limitati a solo due. Noi adesso stiamo operando nei sopralluoghi per presso gli alberghi, le strutture pubbliche, per certo, cercare, perché adesso si deve garantire l'assistenza. Luigi Patalano, sicuramente un appuntamento importante è quello dedicato adesso agli sfollati. Ci sono 2600 persone che vanno sistemate, sono qui, li vediamo assiepati, vorrebbero rientrare nelle proprie abitazioni, non possono farlo, stanno raccogliendo dai vigili del fuoco dei fogli, dei blocchetti per lo spostamento delle masserizie. In casa non si può entrare. No, in effetti non si può entrare, e comunque l'amministrazione, in persona il sindaco di Casamicciola, almeno per quanto riguarda in questo territorio che stiamo operando, si è attivato immediatamente per la verifica di alcune strutture alberghiere
in maniera tale da poterli accogliere. Quindi ci sarà una serie di sopralluoghi da adesso nei prossimi giorni, in maniera tale da avere strutture che possono essere, diciamo, idonee e funzionali per accogliere queste persone. Prima fase, Gigi, quella dei soccorsi, la seconda è stata ovviamente quella delle verifiche che continua sul territorio, e poi c'è una terza fase importante che è quella di allestire degli alloggiamenti idonei per i residenti. Gianluca, dicevamo, Savio, sì. Ritorniamo da te. Prego. Fra pochissimo, perché abbiamo Perfetto. Altre testimonianze che arrivano dall'isola di Ischia. Io ringrazio di essere con noi a Raffaele Mirelli, che è il direttore del Festival della Filosofia, che ogni anno si tiene proprio ad Ischia e che è un appuntamento importantissimo per l'isola, che raccoglie tantissimi turisti. Grazie, direttore, innanzitutto di essere con noi. Ascoltavamo dai nostri inviati, insomma, che ci sono buone notizie per i tre bambini estratti. C'è poi dall'altra parte il cordoglio e naturalmente il grande dispiacere per le due vittime che ai noi registriamo finora. Le chiedo quali sono i momenti vissuti sull'isola e soprattutto qual è il suo punto di vista su quello che è accaduto. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questa telefonata. È un dovere per noi anche riportare una testimonianza che sia anche un po' individuale ma anche oggettiva. Ischia adesso si risveglia il giorno dopo, diciamo nella stessa giornata, con una visione d'insieme già diversa. Prima di tutto siamo contenti del lavoro delle forze dell'ordine e di come le amministrazioni stiano, insomma, prendendo in mano la situazione. Ormai, diciamo, la parte tragica primaria è passata, adesso dovremo lavorare su quella che è la sistemazione poi degli sfollati, tra virgolette. La paura è stata tanta, c'è stato un boato qui a Ischia, perché è doveroso dire che effettivamente il territorio di Ischia è un territorio abbastanza ampio, con 46 chilometri quadrati, insomma la zona colpita, circoscritta, è quella della Rita, a Casamicciolo, quindi al nord dell'isola di Ischia, e anche all'Accamino e a Forio, dove insomma i danni sono stati più copiosi. La Rita in particolare ha visto diversi crolli, ma è doveroso, ripeto, dire che il resto dell'isola ha continuato ad operare, ha continuato a vivere in modo tra virgolette tranquillo, apportando anche un aiuto massiccio alle zone colpite. Quindi ci teniamo anche a sottolineare che l'isola, per come si vede purtroppo da alcune immagini, non è un'isola rasa al suolo, ma è un'isola che è ancora piena, attiva e sta bene per fortuna, solo che conserva le stesse crepe vissute in queste zone all'interno di noi cittadini, perché è stata una cosa che veramente, scusate la cosa, ma ci ha scosso e comunque ha portato dei danni a tantissime famiglie. Quindi questa è una delle informazioni principali che tengo a darvi. Poi per quanto riguarda la tragedia, c'è, perché perdere dei cittadini della nostra isola, del nostro territorio in questo modo, ci ha fatto sentire un attimo inermi, ci ha fatto sentire un attimo molto delicate rispetto a questa grande madre natura che in un secondo potrebbe cambiare l'esistenza della nostra vita. Quindi. Tra l'altro, direttore, io colgo l'occasione anche in base alle sue parole per dire che la macchina dei soccorsi, il volontariato, le tantissime persone che in queste ore e nelle ore precedenti, subito dopo il sisma, insomma, hanno contribuito, l'impegno di tutti a far sì che il bilancio delle vittime non aumentasse, anche perché, lo ricordiamo, in questi giorni Ischia in modo particolare è presa, insomma, meta turistica da parte di tantissimi vacanzieri che affollano l'isola. Quindi il bilancio poteva essere molto più grave rispetto a quello che è stato. Approfitto della sua presenza anche per lanciare un invito. Intanto la nostra regia ci inquadra il messaggio del Premier Paolo Gentiloni: Ischia Italia si unisce nel dolore per le vittime e nella solidarietà, siamo tutti al fianco delle forze impegnate nei soccorsi. Fra poco il Premier Gentiloni firmerà lo stato di emergenza, che di fatto sbloccherà dei poteri per l'isola e per facilitare i soccorsi. Un'ultima considerazione, poi la lascio naturalmente ai suoi impegni. Possiamo dire che la vita sull'isola va avanti anche per la forza degli ischitani tutti, per far sì che, insomma, si ritorni alla normalità nel più breve tempo possibile.
Esattamente, una forza di comunità comunitaria molto 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 attiva che già da ieri si è rivelata essere essenziale, come diceva lei, anche nelle stesse forze dell'ordine, nei soccorsi volontari che hanno comunque hanno dato una mano incredibile, hanno quindi evitato delle ulteriori catastrofi. Sicuramente ieri c'è stato anche un momento di la paura ha dettato ieri i tempi. Oggigiorno le ripeto, ritorniamo in quello che è la visione razionale della cosa, quindi Ischia sta bene, Ischia sta andando avanti, si stringe intorno ai familiari delle vittime e quindi la fuga che c'è stata anche ieri di diversi turisti era giustamente condizionata da quel momento di paura, ma Ischia c'è, Ischia è attiva e cercheremo di risollevarci prestissimo da questo colpo subito e ringraziamo di nuovo tutte le autorità, le amministrazioni e in primis anche il nostro governo per questo sostegno così vivo. Grazie, grazie al direttore del Festival della Filosofia di Ischia, Raffaele Mirelli, grazie direttore di essere stato con noi. Intanto ritorno da Gianluca Matucci che vedo insomma con gli uomini della protezione civile di Ischia, c'è intanto una prima inchiesta, l'ipotesi di reato è di disastro colposo e c'è anche, come vi dicevamo naturalmente, il provvedimento sullo stato di emergenza che verrà firmato dal Premier Gentiloni. Gianluca, a te. Sì, allora torniamo subito qui in diretta da Casamicciola, da questa piazza, Piazza Maio, dove ci sono un po' i soccorsi, dove c'è un primo punto di raccolta. In un primo collegamento parlavamo con il collega Memoria Storica proprio dell'isola di Ischia, Gennaro Savio, di terremoti, parlavamo però anche di storia. Nel 1883 un evento sismico che è rimasto nella storia, qui c'è proprio la chiesa alle nostre spalle che è crollata, ci dicevi tu, nel 1883 e purtroppo ieri sera ne è crollata un'altra. Sì, era precisamente il 28 luglio del 1883, anche in quel periodo in piena stagione turistica, diciamo. Infatti c'erano parecchi turisti sull'isola e trovarono la morte purtroppo sotto le macerie oltre 2.300 persone, 2.313 per la precisione, tra cui anche i genitori di Benedetto Croce e la sorella. Il filosofo si salvò, fu estratto vivo dalle macerie. Quindi la storia che purtroppo ritorna, però in questo caso non 2000 ma solo, lo diciamo, una grandissima disgrazia, grandissimo dolore, due vittime, non c'è stato nulla da fare, una donna anziana colpita dai calcinacci di una chiesa e poi un'altra donna. Ovviamente successivamente qui ci sarà il lutto cittadino sicuramente. Noi chiediamo al geometra Buono, al geometra Ciccio Buono della Protezione Civile, come dicevamo voi siete stati anche altrove, ma il vostro compito è quello di rilevatori AIDES, cioè loro dovranno poi fornire i certificati di agibilità dei fabbricati e di lì si metterà in moto quello che poi sarà l'apparato della ricostruzione. Noi riempiamo la scheda AIDES dove c'è un po' la storia del fabbricato, l'anno di costruzione, gli occupanti, le ristrutturazioni. Questo è un argomento importante, eh? Le ristrutturazioni, gli interventi che sono stati fatti successivamente sull'edificio e noi riempiamo questa scheda mettendo anche gli occupanti, i residenti, se la casa è di proprietà, se è in affitto, se è una casa stagionale. Un vero e proprio censimento. Noi censiamo il fabbricato, poi queste schede giornalieramente le consegniamo all'ufficio comunale e a seguito del nostro risultato vengono emesse le ordinanze o di rientro dei proprietari oppure le ordinanze di sgombro quando il fabbricato risulta essere inagibile. Patalano, 4.0 di magnitudo, sicuramente la scossa è stata forte, c'è stato un blackout, sono caduti i palazzi, soprattutto quelli più vecchi, ma Ischia come ha tenuto e poi Casamicciola dove sono caduti più palazzi? Ma guardi, questa zona di Casamicciola è storicamente vulnerabile, comunque è sensibile agli eventi sismici, la storia ce lo insegna. Comunque un 4.0 a differenza diciamo di un 6 che si è verificato in centro Italia, non è possibile metterli a comparazione perché il 4.0 si è verificato con un epicentro diciamo qui è un ipocentro a 4-5 km, quindi molto superficiale e quindi molto sentito. I fabbricati chiaramente sono stati realizzati, sono vecchissimi, alcuni più recenti, ma comunque la tecnica delle ricostruzioni non è quella praticamente delle migliori. E sicuramente il colpo che ha subito praticamente non alcuni fabbricati. Diversi dovranno andare giù assolutamente. Gianluca. Sì, noi abbiamo fatto una prima ricognizione ieri sera, proprio appena verso le 9, fino alle 3 stanotte abbiamo
girato un po' la zona per verificare l'entità dei danni. Poi chiaramente stamattina ci siamo resi conto che l'area colpita è molto più vasta e pensavamo che non arrivasse giù praticamente al porto di Casamicciola, in realtà invece si parte proprio da lì. Situazione verificata anche da un elicottero dei carabinieri che volteggiava Gianluca, questa mattina. Gigi. Sì, abbiamo al telefono il professor Giuseppe Mastro Lorenzo dell'Istituto dell'Osservatorio Vesuviano di Vulcanologia, grazie di essere con noi. Le chiedo, parlavamo del sisma che ha colpito Ischia. Professore, possiamo insomma fare un punto sulla situazione? Diciamo, dopo le prime ore, in quale fenomeno si inquadra questo sisma che si è verificato a Ischia? Lo ricordiamo, 10 km di profondità, 4.0 diciamo, di scala, quindi che fenomeno è secondo lei? Beh, questo è un po' complesso da dire perché innanzitutto la profondità prima era stata fissata a 10 km, poi le nuove diciamo, analisi della sequenza sismica indica che la profondità dovrebbe essere intorno ai 5 km e la magnitudo appunto 4, che prima era stata definita 3.6, poi ho seguito anche i vari aggiornamenti. In realtà l'unica anomalia di questo terremoto apparentemente è che sia un po' lontano rispetto alla zona tipica, cioè le faglie attive, quelle appunto del terremoto di Casamicciola del 1883, è a profondità leggermente superiore. Comunque questa a nord dell'isola è l'area più attiva, quindi è l'area che ha generato nel corso degli ultimi secoli i terremoti più disastrosi, e appunto come si diceva il problema di Ischia è che i terremoti generalmente sono molto superficiali, anche più superficiali di questi 5 km, quindi anche magnitudo apparentemente modeste, solo apparentemente modeste, possono produrre in superficie accelerazioni molto rilevanti, quindi ovviamente poi c'è sempre da considerare le condizioni degli edifici, quindi in che condizioni sono gli edifici, comunque le accelerazioni possono essere molto forti. E per questo io ho studiato per esempio le sequenze sismiche del 1881 e del 1883, che sono poi quelle più simili almeno come distribuzione degli effetti al suolo rispetto a questa apparentemente, anche se ancora c'è da verificare con più attenzione, però diciamo l'evento è simile a quello del 1883 come distribuzione degli eventi e isosiste sarebbero diciamo, le curve di uguale intensità macrosismica, perché spesso appunto si parla di magnitudo, ma la magnitudo ha un valore molto relativo, dipende dalla profondità dell'ipocentro e dipende da tanti altri fattori, quindi l'indicatore, come molti sanno, degli effetti della distruttività dell'evento è l'intensità macrosismica, quello che un tempo si chiamava scala Mercalli. A Ischia terremoti di magnitudo anche molto apparentemente modesta, tra 4 e 5, possono produrre intensità dell'ordine anche di 7-8 superiore, quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, per questo da sempre ho denunciato la mancanza di piani di emergenza e la possibilità che in qualsiasi momento si verifichi una sequenza sismica come questo anche superiore, e soprattutto la necessità di piani di evacuazione per l'isola. Oltretutto diciamo, negli ultimi anni ho denunciato gli ulteriori rischi che potrebbero essere indotti da attività di trivellazione proprio nella zona di Serrara Fontana, e ho denunciato al Ministero dell'Ambiente, alle autorità di protezione civile, proprio i rischi indotti. Infatti diciamo, intervenire con trivellazioni, iniezioni, estrazioni di fluidi proprio su queste faglie, le faglie attive dell'isola di Ischia, può innescare, come d'altra parte è definito anche in questi progetti, attività simili, quindi al rischio naturale si aggiungerebbe un rischio indotto. Ischia, come sappiamo, è un'area soggetta a rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, e quindi per tutti questi rischi la prevenzione è fondamentale. La prevenzione consiste nel ridurre il valore della pericolosità e del valore esposto, e quindi della vulnerabilità, e in sostanza ridurre il rischio. E questo si fa non edificando in zone a rischio, che sono tantissime, gran parte dell'isola a rischio, essendo pronti con un piano di evacuazione. Purtroppo questo non si è curato molto nel primo e nel secondo aspetto.
Ecco, grazie professor Mastro Lorenzo. Noi, se lei è d'accordo, torneremo a collegarci con lei anche nelle ore successive, nelle ore in avanti, per continuare a dare informazioni ai nostri telespettatori. Intanto grazie di essere stato con noi, grazie per le preziosissime informazioni, la lasciamo al suo lavoro. Dico anche a Gianluca Matucci, che è collegato con noi da Casa Micciola, abbiamo la pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, fra poco.